sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Potremmo dire molte cose e mai finiremmo. Per concludere, egli è tutto, come avremo la forza per lodarlo? Queste parole che sono al centro del brano che abbiamo ascoltato questa sera davvero dovrebbero scendere nel profondo del nostro cuore, piantarvi le radici, animare dal di dentro, ecco, i pensieri della nostra mente, i nostri stessi sensi, perché in tutto ciò che vediamo, in tutto ciò che contempliamo, impariamo a vedere il Signore. Egli, abbiamo sentito nel testo, è al di sopra di tutte le sue opere, e però tutte le sue opere dicono qualcosa di Lui e ci annunciano qualcosa della sua bellezza e ci veicolano il suo amore. È proprio della sapienza imparare a vedere in tutte le cose, specialmente nel creato, dalle piccole alle grandi cose, il riflesso dell'Altissimo, le meraviglie dell'Altissimo, la bellezza dell'Altissimo, la grandezza dell'Altissimo, l'amore dell'Altissimo. Il testo che abbiamo ascoltato proclama, inizia proclamando una bellissima verità, che il firmamento è spettacolo celeste in una visione di gloria. Lo spettacolo divino, il grandissimo e meraviglioso film che il nostro Signore ha realizzato facendo, scrivendo sia il soggetto sia la sceneggiatura e curandone anche la regia e l'esecuzione, fatto tutto, ce l'abbiamo costantemente davanti agli occhi. È molto importante, ecco, chi conosce per esempio gli scritti della serva di Dio Luisa Piccarreta lo dovrebbe aver compreso ancora meglio, ma questo certamente è cosa necessaria e doverosa per tutti, imparare a leggere nelle creature l'opera di Dio, a percepirla, a vederla. Il sole, la sua meravigliosa opera a servizio del pianeta Terra. Noi oggi siamo molto istruiti, siamo tutti super scienziati, non occorre avere una grandissima cultura o essere un esperto in astrofisica o in botanica o in zoologia, insomma, per renderci conto che se non ci fosse il sole esattamente alla distanza a cui si trova, con i suoi ritmi e incidenze differenti che variano con il succedersi delle stagioni, che come sappiamo dipendono dall'inclinazione dell'asse terrestre e dal giro che fa intorno al sole, se non ci fosse questo equilibrio perfettissimo, la vita non sarebbe possibile, il mondo sarebbe un disastro, non ci potrebbe essere la vita al buio, ci moriremmo di freddo e non ci sarebbe nessuna forma di vita, non ci sarebbe nessuna pianta, non ci sarebbe nessun animale, non ci sarebbe nulla se fossimo sempre al buio. E il sole è il primo grande riflesso dell'Altissimo. Conosciamo anche quel piccolissimo satellite che è stato un pochino relativizzato con l'avvento della scienza, che è la Luna, che è stato oggetto di tanti sogni, tanti miti, tanti scritti degli antichi. È un piccolo satellite, noi sappiamo oggi, però sappiamo come le fasi lunari siano fondamentali, come le maree siano regolate dalla Luna. Il popolo di Israele contava anche i mesi, cioè il mese lunare, lo sappiamo anche noi, no? Il calendario ebraico era regolato proprio sul mese lunare, era di 28 giorni, non come il nostro. Quest'altro bellissimo astro, dal significato fortemente simbolico, la Luna
non brilla di luce proprio come il sole, ma brilla di luce riflesso, è un po' immagine di tutte quante le creature. Tutte le creature, anche noi, brilliamo di luce riflessa perché non abbiamo niente da noi stessi. L'esaltazione, come abbiamo sentito da questo brano, è dovuta a Dio solo. Noi tutti, chi più chi meno, portiamo le sue tracce, portiamo i suoi riflessi, portiamo la bellezza, anche se magari non la conosciamo, che lui stesso ha seminato in noi. Portiamo doni di cui ci ha dotato, che non ci siamo dati da soli. Anzi, purtroppo, nella stragrande maggioranza dei casi, tutta la bellezza e tutta la dotazione che il Signore ci ha dato la sciupiamo, la roviniamo, a volte la dilapidiamo, peggio del figlio al prodigo. Penso che tutti sappiamo che oggi gli scienziati, i grandi scienziati che sono, ecco, i motori dell'umanità, dicono che l'essere umano, per esempio a livello di capacità intellettive potenziali, ne sfrutta pochissime in relazione a quelle che in teoria avrebbe. Solo per dirne una. Ci sono le stelle, le milizie che splendono nel firmamento del cielo, gli astri. Nei giorni scorsi, io dal balcone dove il Signore mi ha dato la grazia di abitare, grazie a un'applicazione, vedevo delle luci molto molto forti davanti a me. Dico: ma che sono queste stelle? Ci ho puntato l'applicazione, una era Giove e una era Venere, si vedono benissimo, sono veramente grandi, sono i piccoli astri del sistema solare, questo piccolissimo puntino della nostra galassia e dentro un universo meno di un puntino. Ma anche questo è un'altra firma dell'Altissimo. E tutti questi astri, cioè, guardate, anche qui se uno si mette a seguire un minimo di nozioni che ci danno gli scienziati, cioè di stelle e di astri nell'universo, cioè non si possono contare quante ce ne stanno. E tutte si comportano secondo gli ordini del Santo, perché ciascuno di questi pianeti, di queste stelle, fanno esattamente quello che l'Altissimo gli ha detto di fare, perché nessuno fa quello che vuole, perché tutti si muovono dentro un ordine assolutamente rigoroso che concorre alla sussistenza stessa del cosmo e dell'universo. Il magnifico spettacolo dell'arcobaleno, noi oggi sappiamo che è un fenomeno atmosferico, ma dalla fortissima valenza simbolica, no? Bellissimo nel suo splendore. L'arcobaleno ci dà la possibilità di avere quel diaframma naturale dei sette colori dell'iride, no? Noi non li vediamo, ma la luce che il sole ci manda, così come ogni forma di luce che noi conosciamo in questo mondo, anche quella di queste candele, se ci mettessimo un prisma davanti ai nostri occhi, vedremmo da quelle candele che brillano davanti ai nostri occhi chiaramente formarsi i sette colori dell'iride: il verde, il rosso, l'azzurro, l'indaco, il violetto, il giallo, l'arancio, tutti e sette, perché la luce è fatta di questi sette colori. Anche questo certamente è un dato fortemente simbolico. Ecco, queste sono soltanto delle piccole cose che ci narrano l'altezza, la grandezza di Dio. La neve, noi qui purtroppo la neve la vediamo poco, bisognerebbe andare a trasferirsi per vederla un po' più spesso, però ci accontentiamo, ma la neve è uno spettacolo veramente stupendo, anche quello certamente è un fenomeno atmosferico, ma tutti questi fenomeni atmosferici sono stati disposti dall'Altissimo per noi. L'occhio ammira la bellezza del suo candore, il cuore stupisce nel vederla fioccare, sono spettacoli che ci lasciano sempre ammirati. Chi di noi, vedendo una nevicata, vedendo un terreno che diventa piano piano bianco, non rimane contento, non rimane stupito, non rimane affascinato? Tutti i piccoli pensierini che l'Altissimo ci ha fatto perché noi fossimo contenti, tutti i piccoli strumenti per farci comprendere il suo amore. Noi sappiamo che la stragrande maggioranza degli esseri umani purtroppo gode di tutte quante le cose che Dio
ha creato, senza neanche levare un pensiero a Lui. Noi no, però. Per tutto questo e per il molto altro che purtroppo non vediamo e non conosciamo, dobbiamo lodarlo. E senza avere paura di esagerare, perché per quanto possiamo esaltarlo, Lui sarà sempre più in alto di quanto lo esaltiamo. Il testo conclude dicendo: nell'innalzarlo moltiplicate la vostra forza, non stancatevi perché mai finirete. Noi dobbiamo assolutamente imparare a vedere il bene e l'origine del bene che è il Signore, coprire tutto questo mare di bestemmie e di lamentele continue che salgono verso l'Altissimo da parte di uomini stolti che attribuiscono a Dio la causa del male, quando l'unica causa del male siamo noi. Lui ha fatto solo capolavori, opere bellissime, opere perfette, opere piene di amore. Chi lo ha contemplato e lo descriverà? L'Altissimo non lo possiamo contemplare in questo mondo se non in maniera molto, come dire, indiretta, attraverso la grazia della contemplazione e il dono della preghiera. Descriverlo è impossibile. Chi può magnificarlo come Egli è? Solo una creatura lo ha magnificato come Egli è, e dobbiamo chiedere sempre aiuto per farlo anche noi. Quella creatura si chiama Maria. E dobbiamo sempre pensare, noi oggi ci pensiamo di essere molto intelligenti, molto istruiti e molto dotti, ma ci sono moltissime cose più grandi di quelle che vediamo, di cui noi non abbiamo neanche la minima percezione. Ricordiamo sempre queste parole: noi contempliamo solo poche delle sue opere. Oggi pensiamo di conoscerne tante, ma sono molte di più quelle che non conosciamo. Dell'universo non conosciamo quasi nulla, perché non abbiamo gli strumenti per poterlo fare, per quanto si costruiscono cannocchiali spaziali, insomma, satelliti, sonde che vengono lanciate. Abbiamo comunque dei limiti, possiamo arrivare fino a un certo numero di milioni di anni luce di distanza, ma non di più. Ma l'universo è molto più grande di questo. Quindi noi non conosciamo quasi nulla di quello che l'Altissimo ha fatto, ma se ci applicassimo un po' meglio a questo poco che conosciamo, a parte che camperemmo molto meglio, ma avremmo la possibilità, almeno per quel poco che conosciamo, di dire al Signore per noi e per tutti quel grazie, quel ti benedico, quel ti lodo, quel ti adoro, che quasi nessuno gli dice e che gli è sommamente dovuto. Ecco, nella messa di oggi abbiamo annunciato che durante l'adorazione avremmo un po' completato quanto andavamo riflettendo, no? Cioè, Dio fa il bene anche se nessuno lo riconosce, anche se nessuno gliene è grato, anche se nessuno lo ringrazia. Però da parte nostra è un dovere riconoscerlo, ringraziarlo, essergliene grato, lodarlo, benedirlo e prodigarci in questo, sapendo che lo faremo sempre meno rispetto a quanto Egli merita. Ecco, chiediamo a Maria Santissima, l'unica in grado di magnificare il Signore come Lui merita di esserlo, ecco, che ci doni questo profondo spirito di adorazione, di lode e anche di contemplazione, perché in tutte le cose belle che vediamo in noi e intorno a noi sempre impariamo e sappiamo riconoscere la mano e la sapienza indicibile e piena di amore dell'Altissimo. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento.